campagna, ancora una volta puntare il dito contro il pifferaio magico De Luca, l'uomo, l'uomo delle scomuniche all'Ayatollah su Facebook, l'uomo che era venuto qua a raccontare che in 18 mesi le coballe le avrebbe smaltite. Mi ricordo ancora il siparietto, lui e Renzi, due cinture nere di menzogna della politica italiana, e si guardavano l'un l'altro scambiandosi amorosi sguardi e dicendo: in 18 mesi le smaltiremo, c'è questo contributo europeo, c'è questo contributo governativo, questi sono i fondi campani e in 18 mesi le smaltiremo. E poi entrambi con sicumera sentenziavano: se non le avremo smaltite in 18 mesi avremo fallito. E De Luca, campione di teatro in questo super magico, perché riusciva a battere pure Renzi, così chi osava: se non le avrò smaltite in 18 mesi venite a prendermi a calci nel sedere. Toc toc, De Luca, siamo qua a prenderti a calci nel sedere, metaforici, politici, certo, oggi, a raccontarti che tutto questo c'è ancora, che qua ci sono 6 milioni di ecoballe, non ne hai smaltita una, e allora oggi calci nel sedere sono metaforici e politici, e sono di Fratelli d'Italia, il 21 e il 22 settembre magari i calci nel sedere arrivano dai cittadini campani che sono stufi di essere governati da un teatrante che ha fallito ogni sua promessa, che non ne ha mantenuta una. E allora ti inseguiremo fino alla fine, perché non ti permettiamo di fare il giullare postmoderno che lancia scomuniche da Ayatollah su Facebook. Noi vogliamo confrontarci sui temi veri, sui temi concreti, sulle tue promesse, perché ti misureremo sulla base delle promesse che hai mantenuto o non hai mantenuto. E questa, come tante altre, l'hai clamorosamente fallita. Per cui la sentenza te l'abbiamo scritta in questo cartello: De Luca, campione in superballe, disastro in ecoballe. Ci vediamo il 21 e il 22 settembre, liberando la campagna dalle ecoballe e dalle balle di De Luca.